Non è passato quel famoso gatto. Non è passato. Cioè, il vero derby. Quanti gol hai fatto? Qual è stata la stagione più prolifica? Due anni fa ad Orvieto ne ho fatti 34. Capote. Se può dire? È l'area di Orvieto, forse. Si è fermato al momento giusto. Eh? Grazie. Il vinello di Orvieto. Tanto. 74 sono tanti, veramente. Voglio dire. Cioè, in quanto tempo? Scusa, ignoranza, io non so quanto tempo. Campionato generalmente dura 10 mesi. Sì. Vabbè, come un poco più di una gravidanza. Sì, poco più. Leggermente. Che accostamenti. Cioè. Vabbè, visto che tu vieni qua per... Cioè, tu la mi, differenza che la gravidanza è la sofferenza qua di qualche ora, che noi dura 10 mesi. Ecco, lo soffro 10 mesi. Quindi sì, e poi... 34 lo so, veramente tanti. Tanti. Beh, però potresti sorridere ricordando questa esperienza. No, non sembra... si parla male del passato. No, però una bella esperienza, ha fatto 34 gol. Però dice con... un po' anche non sembra tristezza, come no, è contento. Perché rimembra i 34. Ah, dice gol. Un passato, una nostalgia di un passato. Dice... vedi che è intellettuale, sensibile, cerebrale, come abbiamo detto prima. Un altro avrebbe detto: oh, ho fatto 34 gol. Invece lui, con questa sua, diciamo, aria comunque mesta, nostalgica. Perché per noi giocatori il problema non è tanto quell'anno quanto per l'anno successivo. Quindi se fai bene l'anno corrente sarà per il prossimo anno, te lo ritroverai il prossimo anno. No, non vuole ammettere di essere un... No, ha detto una cosa giusta, proprio, sì, fa parte del mondo del calcio. È identificato completamente con il ruolo del calciatore. Ti faccio delle domande veloci. Cassino al Balonga? Bruciapelo. Cassino. Monterosi Lanusei? Monterosi. Morese Anzia? X. Ostiamare San Teodoro? Ostiamare. Budoni Aprilia? Uno X 2. Ah sì, ti sei salvati così? Sì. Vabbè, Rieti Atletico l'hai detto è un X 2, perché vabbè... secondo me un buon pareggio per noi andrebbe bene. Beh, certo, questo è fuori discussione. Tortoli Sassari? Sassari perché ha cambiato allenatore da poco. Da poco quando? Questa settimana? La settimana scorsa. Sì, dopo questa l'ultima volta. Sconfitta, sì. Beh, era inevitabile. Sì. Chi... aiutami, hanno preso... L'avevo letto, memoria, bene. Vabbè. Panna, però, sì, in effetti era nell'aria perché almeno chi seguiva questo campionato diceva che il Sassari era una squadra costruita per... Sì. Diciamo che il calcio d'agosto... è diverso, è strano. Chiudo con Trastevere Lupa. Trastevere? Sì. Addirittura? A me non mi è dispiaciuta la Lupa domenica. Però secondo me il Trastevere è una squadra è molto più quadrata rispetto a... gioca un po' più a calcio. Ah sì? Sì. Quindi da tenere assolutamente molto, ma molto... da prendere con le pinze. Con le pinze. Sì. È vero. Bene, io credo che c'è qualcosa che ancora, o meglio, no, ancora c'è. Se vogliamo fare le percentuali, se vogliamo dire le percentuali, in genere si parla sempre di percentuali. Adesso come vi sentite? Come ti senti tu soprattutto a livello fisico? Ti vedo diverso già da un mese e mezzo fa, molto più asciutto, tornando sempre al risotto ti vedo molto più asciutto, ovviamente perché sei entrato piano piano, ma tu hai bisogno di tempo? Beh, sicuramente fisici come i nostri richiedono tempo per entrare in forma, quindi essendo partiti tardi in ritiro le cose si sono dovute prolungare per forza, è questione di fisica proprio. E io direi che secondo me un 60-70% adesso siamo. 60-70%? Sì. Vabbè, un 30% da è ancora un buon margine di miglioramento. Di miglioramento. Assolutamente. Cioè, Zaffrano, fai il dietologo tu del Latina? Cioè... No, stiamo parlando di miglioramento di condizione fisica. E beh, tu, cioè, non 70%. Mi sembra... Che cosa? No, il tuo approccio mi sembra proprio troppo specifico, insomma. In che tu senso? Sei un conduttore radiofonico, giornalista sportivo. Cioè, troppo lì, ti vedo meglio, ti vedo dal grammo, cioè con la bilancia. Sì, perché tu non sai qual è il... non conosci il retroscena.
No, non ecco, allora sei a dieta perché anche fai queste domande? Adesso retroscena te lo spiego. Spiegamelo, dai. C'è stato tutto un problema di costruzione della squadra quest'anno, la squadra parte, non parte, se parte, partita. Il problema è che loro sono partiti molto più tardi, loro Latina, molto più tardi rispetto alle altre squadre nella preparazione, ok? Quindi fare la preparazione, Mirko me lo può confermare, è mettere la famosa benzina nelle gambe per tutta la stagione, perché nella preparazione si fanno determinate esercizi, si fanno determinate corse, cioè si prepara la stagione, le gambe, per fare. Loro sono partiti tardi, sono te quanto? 10 giorni rispetto a qualcuno, ad esempio il Rieti, che aspettava il ripescaggio in Lega Pro, quindi è partito ancora prima. Assolutamente. Quindi parliamo prima di 20 giorni qualcuno. Quindi addirittura. 20 giorni in più rispetto a una squadra che era appena partita, sono una eternità, cioè sono veramente come giocare con il gatto e il topo. Ecco, questa è. Sì. Quindi loro fai la gatta. Sì. No, non sto dicendo a te, sto dicendo al pubblico. Ah, al pubblico. Quindi significa che adesso loro piano piano stanno recuperando quel terreno perduto. Quindi oltre le gambe c'è di più, sì, per fare la citazione. Ragazzi, Lucone, schifata. La faccia schifata. La faccia schifata del Lucone mi preoccupa, invece dei tuoi cazziatoni di meno. Allora, Mirko, adesso la domanda nasce spontanea. Ti aspettavi, cioè, ne hai fatte di trasmissioni, sei stato ospite, no? Questa è la peggiore che hai fatto, di la verità. No, da. Farano, sei un coach nato. C'è stato di peggio. Questa è bella. Senti...